Particolarmente diffuso in età medievale, ma persistente anche nel primo Rinascimento, il fondo oro nei dipinti a tema sacro era utilizzato per alludere a uno spazio astratto, allusivo all'eternità, e per significare quindi un mondo ulteriore rispetto alla realtà terrena. A differenza di altri colori, come i lapislazzuli, l'oro non veniva ricavato da piante o pietre, ma veniva steso in piccolissime foglie, martellando delle monete e facendo aderire queste foglie alla superficie pittorica tramite sostanze fissanti. Tra gli svariati esempi esposti presso la Galleria dell'Accademia, vi è questa pala, proveniente dal convento francescano di San Girolamo alla Costa di Firenze. In mancanza di certezza sull'identità del pittore, egli resta noto come il maestro degli angeli di carta, da alcune figure di angeli dipinte su carta e conservate in vari musei, tra i quali lo Stibert di Firenze. Intorno alla metà del 400, i pittori tendono ad ambientare le scene sacre entro paesaggi, immersi in una luce naturale, oppure all'interno di chiese dallo stile contemporaneo. Questa tendenza ad una maggiore aderenza alla realtà naturale e alla vita reale porta ad un progressivo abbandono dei fondali astratti. Prevalgono i cieli azzurri solcati da nubi e le abitazioni che richiamano la Firenze del tempo. La tavola, proveniente dalla Villa Medicea di Castello a Firenze, offre un esempio di questo tipo. Essa recava un tempo alla base gli stemmi dei Medici e dei Tornabuoni e fu probabilmente commissionata da Piero dei Medici, il Gottoso, e dalla moglie Lucrezia, forse per decorare un altare. Il misterioso pittore, identificato come Piero di Lorenzo il Pratese, seguace di Filippo Lippi, è l'autore del quadro. Come ricaviamo dall'iscrizione in calce a questa tavola, l'Annunciazione fu commissionata a Neri di Bicci nel 1464 dal nobile Agnolo Vettori, per la sua cappella familiare nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro, a Firenze. Il pittore, erede di una delle più fiorenti botteghe fiorentine, fondata dal nonno Lorenzo di Bicci, e nella sua lunga carriera, fu un esperto nel ripetere spesso composizioni tradizionali apprezzate dall'aristocrazia fiorentina, spesso riproposte con minime varianti. Gherardo di Giovanni riesce qui a distinguersi per la tecnica meticolosa nella resa quasi lenticolare del paesaggio, che tuttavia mantiene un carattere più fiabesco, immaginario che realistico. Questa ineccepibile tecnica era dovuta alla sua esperienza di miniatore, esercitata in varie occasioni col fratello Monte. Questa tavola è pervenuta all'Accademia nel 1826 con la denominazione di Cassone di Mari, in quanto, secondo la tradizione, rappresenterebbe le nozze di Boccaccia di Mari e Lisa di Casoli, celebrate nel 1420. In realtà, come emerso da successivi studi, il dipinto sarebbe posteriore di quasi un ventennio e si tratterebbe piuttosto di una spalliera destinata a ornare la dimora del nobile committente. L'autore, soprannominato lo Scheggia, fratello del famoso Masaccio, ha raffigurato una gioiosa danza di alcune coppie di giovani aristocratici in abiti straordinariamente raffinati sullo sfondo di una luminosa veduta delle strade di Firenze alla metà del 400 con il battistero ben riconoscibile sulla sinistra. Ora andiamo a scoprire come il fondo oro viene adottato anche in una grande pala d'altare dei primi anni del 500, dove Padre, Figlio e Spirito Santo risultano uniti in un'unica composizione, secondo il loro significato simbolico che li presenta come una sola persona. In questo caso, Mariotto Albertinelli, l'autore del dipinto, recupera l'impiego del fondo oro di gusto arcaizzante, proprio per fare capire che la Trinità non si può inserire in un luogo preciso, ma in uno spazio senza tempo, al quale si confà appunto lo sfondo dorato che richiama il paradiso e l'eternità.